Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati al Monopoly Software Shop. Finalmente vi diamo quello che ci avete chiesto in 12.000, scrivendo 10.4 dappertutto, ovvero un video sulle comunicazioni, quindi come andare a utilizzare la radio. Se vi siete persi lo scorso video in cui spieghiamo quali sono i sistemi radio che ci permettono di andare a comunicare con le nostre compagnie di squadra e che noi preferiamo, lo trovate ovviamente linkato in descrizione, potete andare a consultare quello. Guarderemo nello specifico quelli che sono i codici radio, il modo di tenere le comunicazioni lunghe, corte, brevi e il resto, e quando utilizzare un determinato tipo di linguaggio, quando utilizzarne un altro. Tutto condito con dei tips and tricks che io utilizzo nella mia quotidianità e che ho appreso dopo tanti tanti errori e tante tante cagate fatte in campo. Prima di partire, come al solito, sigla. DC4, fratello, ora glielo chiedo. Ma voi sapete che potete acquistare questo tipo di radio e un sacco degli altri sistemi per la comunicazione da Monopoly Software Shop? No? Beh, allora sappiate che in descrizione trovate tutti i link che vi servono per poter trovare sia prodotti radio che tutta l'attrezzatura militare, software, outdoor, bushcraft e tanto tanto altro da Monopoly Software Shop, il nostro negozio di Reggio Emilia. Quindi non fatevi scappare, ottime occasioni, ovviamente. Va bene, gliel'abbiamo ricordato, passiamo al video. Mettiamo avanti tutte le mani necessarie onde evitare che tutta la sezione radioamatori italiana mi bombardi di insulti. Quello che vi andrò a spiegare io oggi è l'utilizzo della radio e delle comunicazioni da fare in radio secondo la necessità che abbiamo noi che giochiamo a Softair. Quindi se siete in polizia, non guardate questo video per sapere come comunicare. Guardatelo, ma prendete le informazioni che vi possono effettivamente essere utili. Tutto quello che andrò a dire, tra l'altro, è la mia opinione, la nostra opinione di giocatori, che è stata maturata in oltre 10 anni di Softair e che si basa su quello che noi facciamo. Non c'è una cosa per forza giusta, a meno che voi non siate all'interno di un codice di un determinato tipo che vi impone l'utilizzo di determinati tipi di codici e modi di parlare, bla bla bla. Tutto questo per dire che se fate giurisprudenza non andate a chiedere come si scrive un contratto a uno che fa il pescivendolo. Si è capito secondo te? Prima cosa importantissima, quando parliamo di comunicazioni radio ci sono diverse dimensioni di comunicazione radio. Con questo cosa intendo dire? A seconda della maglia radio alla quale voi vi andate a riferire, è possibile e necessario utilizzare tutta una serie di accortezze che non sono poi necessarie se la maglia radio è più piccola. Più la maglia radio è grande e ampia, più è necessario essere veramente molto bravi nell'utilizzo dei codici, della formula per comunicare e una serie di altre robe che vediamo dopo. Provate a immaginare scrivere su un gruppo WhatsApp con dentro 150.000 persone rispetto a un gruppo WhatsApp con dentro 7-8 vostri amici. Il tipo di comunicazione, il tipo di lessico da utilizzare può variare. Per darvi un'idea, io adesso vi proporrò un metodo di comunicazione corretto con una maglia radio ampia. Con ampia intendo dire una ventina, trentina di persone, e poi dopo parleremo anche di una situazione in cui ci sono meno persone, che ovviamente è più semplice per i motivi che vi andrò ad elencare a brevissimo. Prendiamo un esempio molto semplice. Io, Red, ho bisogno di comunicare con War, che non è la guerra in senso lato, ma è un altro giocatore. Red a War, mi ricevi? Passo? Mi serve copertura sulla mia posizione, passo. Passo e chiudo, non si usa! Questa piccola gag, che voi avrete visto scritta qua sotto perché altrimenti viene un casino generale, è per darvi un'idea di come può avvenire una comunicazione. Premetto già, non avete sentito tutte le robe perfette, tutte le cose perfettissime, perché ognuno può utilizzare il codice che preferisce per evitare che ci siano delle confusioni. Noi utilizziamo il passo alla fine delle frasi per andare a chiudere la comunicazione e utilizziamo la formula WAR da Red. Mi serve questa determinata cosa. Passo. Si usa quindi prima la persona a cui è indirizzato il messaggio, successivamente chi è il mandante, non delle stragi di Stato, subito dopo cosa bisogna fare, infine il passo o il over. Noi usiamo l'over, non il passo e chiudo, perché passo e chiudo è lunghissimo e non è necessario, come l'over and out americano, non si utilizza. Quindi abbiamo visto che ci sono determinate formule che vanno utilizzate. Quello che volevo che passasse è che in una maglia radio con tanti operatori è opportuno rendere i messaggi brevi, chiari e che si capisca, soprattutto a chi sono rivolti.
Per quanto riguarda il messaggio in mezzo, ovvero War, ho bisogno di copertura, questo è un messaggio molto breve che dà per scontato che chi è ovviamente dall'altra parte, quindi il ricevente, in questo caso War, sappia dove io sono posizionato e che possa quindi darmi una mano. Se War non sapesse dove fossi posizionato, al posto di dirmi qui War, Wilco, ricevuto, mi muovo, lo faccio, over, mi direbbe Red da War, qual è la tua posizione, passo. Sembra complicato, non lo è, basta entrare nel meccanismo generale delle cose. Una cosa importantissima che spesso accade è una conversazione di questo tipo. War da Red, ho un tango che si sta muovendo, no, si è spostato, sta andando verso la cascina, no, si è spostato dalla cascina, aspetta. No, ok, adesso è andato da quella parte, passo. Stop it. Get some help. Questo tipo di comunicazione è molto più frequente di quello che vorrei già all'interno dei ragazzi che alleno, che si stanno avvicinando a questo mondo, ovvero tenere una comunicazione radio aperta perché il messaggio iniziale è cambiato. Abbiamo un tango, quindi un nostro avversario che si sta spostando in una direzione X che la cambia e io tengo il canale radio aperto comunicando in tempo reale dove si sta muovendo per poi fare un patatrack perché mi sto perdendo io stesso nel cercare di capire dove sta andando il suddetto tango e le indicazioni da dare alla persona che sta dall'altra parte a cui è quindi rivolto questo messaggio. Questa è una cosa da evitare tassativamente perché più il canale radio rimane aperto, più voi state tenendo occupato il telefono a tutti quanti. Gli altri non possono ovviamente parlare sopra di voi, anche perché vanno a interrompere la comunicazione, si crea un casino infinito, in più voi non state dicendo nulla. Un'altra cosa importante che mi avete sentito utilizzare è la parola tango. Per noi squadra Parabellum il termine tango indica un avversario e indica anche quando ho colpito un avversario, ovvero voglio comunicare ai miei compagni che ho colpito un determinato tango, dirò tango 1, che indica che ho tirato giù il primo tango dell'altra squadra. Chi verrà dopo di me dirà tango 2 e via discorrendo. È molto importante contarli correttamente perché altrimenti si fa un gran casino ed è una delle cose su cui ci cerchiamo di allenare di più perché vi assicuro che in game sentirete di tutto. Tango 7, ma siamo al 2, come 7? Cosa vuol dire? Ah, ma li sto contando all'incontrario. Una cosa importante da tenere a mente è che da poco stiamo provando a sostituire la parola tango per indicare l'avversario in vita e indicare solamente l'avversario eliminato. Quindi tango indica per forza l'avversario eliminato e un altro termine viene utilizzato per avversario ancora in gioco. Questa è una piccola chicca che può essere utile onde evitare quella tipica comunicazione. Tango cosa? Hai fatto un tango? C'è un tango da qualche parte? Spiegami. Più siete chiari, più i significati sono unici, meglio è. Questo ci porta direttamente al prossimo punto, ovvero usare l'alfabeto fonetico o alfabeto militare o alfabeto aereo-navale o alfabeto spaziale, come preferite chiamarlo, ovvero questa cosa qui che state vedendo a schermo grazie alla magia del montaggio che ci permette di essere molto chiari. Per esempio, devo comunicare che sto andando a un punto B della mappa e allora io utilizzo mi sto muovendo verso il punto bravo, non verso il punto B, perché in radio una B può essere molto simile a una C come a una serie infinita di altre lettere o può essere anche l'inizio di una frase che viene tagliata a metà. Stessa cosa vale per le parole corte, cioè devo dire CIA, per esempio, in radio, visto che le comunicazioni non sono sempre chiare e a volte chi la utilizza non è sempre così bravo, evitare di dire CIA, ma dire mi muovo verso Charlie, India, Alpha, mi evita possibili misunderstanding. Un'altra cosa importante da chiarire è che se state operando con un team di 6 operatori, tutti questi fronzoli, War da Red, Fabravio Delta India, 44 Nord Est, Over and Out e tutte queste cose qui tendenzialmente non si utilizzano. Perché, facciamo un esempio, in una partita di CQB in un campo molto piccolo, in realtà ho semplicemente bisogno di comunicare dove stanno i tango. O posso semplicemente dire qui Red mi sposto verso l'esterno del campo sulla destra. Passo. A volte non chiudiamo neanche le conversazioni, tanto è veloce il game. Per questo vi dicevo all'inizio che a seconda di in quanti siete e del contesto in cui state operando cambia anche quanti fronzoli, quante comunicazioni precise e quadrate dovete fare. L'idea generale è che devo tenerle veloci, devo tenerle precise, devo evitare possibili incomprensioni. Qui arriviamo al penultimo punto di questo incredibile video, ovvero come dare le posizioni. Qui si apre il vaso di Pandoro, non della Ferragni però, perché non fa più ridere, vero, parlare di Pandoro della Ferragni. Si passa direttamente alle battute su Fedez, nulla tenente. Che poi è tenente di cosa?
polizia, non mi ricordo che cazzo stavo dicendo, mi sono perso a parlare di Fedez. E una buona regola per riuscire a dire il mio avversario sta in quella posizione là è tenere sempre a mente che ci deve essere un punto fisso che non si sposta mai. Perché se io devo dire ho un tango alle mie ore 12 in questa direzione è ovviamente di lì, alla vostra destra. Se io invece sono messo da questa parte e ho un tango a ore 12, c'è un problema. E c'è un problema sostanziale perché chi riceve la comunicazione in radio è lì che dice ore 12 di cosa? Di chi? Una cosa molto utile da fare se non volete utilizzare appunto i punti cardinali, quindi nord, sud, ovest, est. E forse quel che cerco neanche c'è. E quindi vogliamo andare a utilizzare ore 12, ore 1, ore 2, ore 3, ore 4, ore 5, 6, ok? E tenere come punto di riferimento il nostro spawn, il nostro QG, il nostro quartier generale, o il punto di entrata all'interno di un torneo PCS, PCN, quello che è. Ovvero partiamo da un determinato punto, cerco di tenere a mente che il mio spawn sarà sempre alle mie ore 6, sempre dietro di me. E che quindi alle mie ore 12 sarà sempre qualcos'altro. Quindi che io sia rivolto di qui, le mie ore 12 saranno sempre di lì e le mie ore 6 saranno sempre di là. Stessa cosa vale che io sia rivolto da questa parte. E ovviamente vale anche per destra e sinistra. Indipendentemente che io sia messo così, così o in un'altra posizione, la destra sarà sempre alle mie ore 3 e la mia sinistra sarà sempre alle mie ore 9. 3, 6, 9, sì. Chiaro che quando avete dei campi veramente molto ampi e state camminando da tanto tempo è impossibile ricordarvi da dove siete partiti. Perderete sicuramente l'orientamento. Una cosa utile quindi è avere una bussola, tenendo conto che il nord rappresenterà sempre le vostre ore 12, per esempio, e il sud rappresenterà sempre le vostre ore 6. Personalmente trovo più comodo settare un punto ogni volta che mi fermo come nuovo punto di riferimento, quando soprattutto il team si separa più facilmente, o semplicemente utilizzare il punto di marcia del team. Qui ci sono 200 tipi di modi diversi, dipende anche molto da come tendete ad operare voi come squadra e come vi trovate meglio. Non c'è, ripeto, una cosa giusta e una cosa sbagliata, va a sentimento. Cioè, torno a dire che non mi venite a dire ma io in marina ho imparato questo, io nei lagunari mi hanno detto questo, io in questura uso un'altra cosa, o banalmente io con la mia squadra faccio altro, perché non è sbagliato. Ci sono varie scuole di pensiero, io vi sto dando quello che a mio parere funziona meglio, tra l'altro fornendovi anche delle opzioni che noi non utilizziamo. Quindi sto cercando di fare un discorso generale. Generale dell'esercito o generale... Un'altra cosa molto importante è utilizzare dei termini che vadano a semplificarvi le comunicazioni. Banalmente ne abbiamo parlato prima, Wilco, che sta per Will Comply, lo vado a fare. Quindi Word Ahead, Wilco, Over, vuol dire che sto facendo e comincio a fare in questo momento quella cosa che mi hai chiesto. Roger, Oscar Kilo per dire ok, il 10-4 che vi ho fatto scrivere l'altra volta sono tutti dei codici che si possono andare a utilizzare. In particolare tutti i codici che cominciano con 10 e poi hanno 10-4, 10-10, 10-20, 10-60, 10-45 sono dei codici che utilizza un po' la polizia, un pochino anche gli amatori generalmente, per andare a evitare di dover fare una comunicazione lunga. Sommossa, lite familiare, insomma ci sono poi vari codici per indicare ognuna di esse, quindi... Ma quindi 10-4 che significa? Bella domanda, War, grazie! 10-4 significa... Ok, quello è. 10-4, fratello, vuol dire... Ok, fratello, confermo che la comunicazione è stata ricevuta. Cioè, ovviamente è imperativo fare i check radio. Check radio vuol dire che semplicemente che mi metto in cerchio, tenendoci per mano, ognuno di noi parla in radio e dice... Qui red, check. Gli altri fanno un sì con la testa che mi fanno capire che si sente in radio. Poi va la seconda persona che dirà war check, poi yellow check, sparrow check, ringo check e via discorrendo per tutti i membri. Così sono sicuro che all'inizio del game tutti quanti ci sentiamo. Ovviamente, perché devo comunque dirlo, se mi trovo in una situazione in cui faccio il check radio alle 8 di mattina e sono le 2 di pomeriggio, è più complicato utilizzare questa cosa del check radio, perché in tutto quel lasso di tempo lì, se io ho perso magari a un certo punto di vista la persona, può essere che la radio si sia spenta, che lui sia stato colpito e via discorrendo. C'è veramente tantissimo da fare con la radio e la maggior parte delle cose vanno veramente fatte con l'allenamento, cioè mettersi lì e provare a fare comunicazione radio, perché tenete conto che tutto sembra relativamente semplice quando siete in un ambiente controllato a parlare, dare le comunicazioni pensando e avendo il tempo di pensare. Quando siete sotto scontro o stanno colpendo i vostri compagni è molto più complicato dare comunicazioni precise di quello che sta succedendo, perché un pochino si va nel panico. Ok, credo di aver fatto un lavoro
quasi decente perché mi sono dimenticato di farvi vedere questi bellissimi sistemi Midland. Quindi se avete dei dubbi su questa roba qua, la trovate ovviamente linkata in descrizione. Io vi dico che noi utilizziamo le Midland perché sono abbastanza semplici. Lo so che ci sarà tutta la congrega di Baofeng Boys qua sotto, non vi sto dicendo che questa è la miglior radio in Italia, vi sto dicendo che è la più semplice per quello che dobbiamo fare noi nel soft air. Tra l'altro le Baofeng ci sono e c'è tuttora un grandissimo dibattito sul fatto che si possono meno utilizzare. Non voglio entrare nelle dinamiche del quando è legale utilizzare una radio a banda bassa, alta, media, intervallata. Quindi io uso queste perché sono molto comode. Ci sono poi tutti i loro sistemi per comunicare, tra cui questo giochino qua che è uno dei miei preferiti perché poi ci connetto l'M31 della Irmor. Se volete proprio un breakdown del sistema di comunicazione che utilizzo e che utilizziamo noi in squadra e vedere effettivamente sul campo come andiamo a operare con questo genere di cose, scrivete nei commenti 10-10. 10-10 nei commenti per vedere un video in campo con gameplay e utilizzo della radio. Io ho parlato talmente tanto che la mia stessa testa mi prega di stare zitto, quindi mi fermo. Vi ricordo ovviamente di andare a controllare in descrizione perché c'è il link del Monopoly Software Shop, i negozi di attrezzatura da software militare e tanta altra roba super interessante per voi, i vostri amici e la vostra squadra di soft air. Sembro quelli che vi dicono tutti i problemi che ci sono alla fine dei medicinali. Vi ricordo inoltre di venirci a seguire su Instagram perché pubblichiamo contenuti che qui non trovate, tra cui anche i sondaggi, e rispondiamo alle vostre domande tipo Red 104 1010, punto di domanda, wink wink. Vi ricordo inoltre di lasciare like, iscrivervi al canale se così non fosse e condividere questo video e tanti altri incredibili contenuti che vi abbiamo portato con i vostri amici, perché ci permette di crescere e soprattutto di portarvi contenuti sempre migliori, perché noi vi vogliamo bene e software siete voi, la COP sei tu. Vi auguro quindi uno splendido sabato, una domenica piena di partite di software, che poi molti di voi giocano anche il sabato, tra cui me, quindi anche il sabato si gioca software, non dimentichiamocelo mai. Qui da Red è tutto, Monopoly Software, link in descrizione. Qui da Red è tutto e come al solito, stay angry!